Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video voglio parlarti della cosa che tutti gli studenti lavoratori hanno in comune. Se stai guardando questo video di YouTube, iscriviti al canale per ricevere notifiche per strumenti, tattiche e strategie per conciliare studio, lavoro e vita privata. Se mi guardi da Facebook, invece metti like, tagga altri studenti lavoratori come te e condividi con loro questo video. Prima però di dirti qual è la caratteristica che mette in comune tutti gli studenti lavoratori, chi sono io per parlarti di questo? Sono Attilio Cordaro, ho 27 anni e sono un giovane imprenditore palermitano, ma prima ancora di essere un imprenditore sono stato per tutta la durata del mio percorso universitario in giurisprudenza uno studente lavoratore come te o come tu vuoi essere. Per tutta la durata del mio percorso universitario ho studiato e lavorato contemporaneamente, ho fatto diversi lavori part time, full time e mi sono laureato con 110 e lode. Ho scritto questo libro, Come lavarsi velocemente con modi alti, che trovi qui sopra, e nella mia vita aiuto gli studenti, i lavoratori, a conciliare studio, lavoro e vita privata e ottenere finalmente i risultati che hanno sempre desiderato. Andiamo a noi. Qual è la caratteristica fondamentale che tutti gli studenti lavoratori hanno? È una sola. L'ambizione. Tutti gli studenti lavoratori con cui ho parlato, in primis io quando studiavo e lavoravo contemporaneamente, sono persone ambiziose, sono persone che hanno la voglia di spaccare il mondo, sono persone che quando si mettono in testa una cosa si mangiano le persone davvero, cioè fanno di tutto per ottenerla e non ci sono ostacoli, non ci sono sfide, loro si mettono in testa una cosa e ce la fanno. Hanno spirito di sacrificio, hanno senso del dovere. Gli studenti lavoratori quando si mettono in testa una cosa la fanno e non guardano in faccia neanche tutti i sacrifici che devono fare per ottenerla. Questi sono gli studenti lavoratori, sono come dei supereroi appunto, sono delle persone dalla forza di volontà allucinante e incrollabile. E non ci bastano neanche tutti i nemici che quando loro decidono di studiare e lavorare contemporaneamente si formano intorno a loro. Loro sconfiggono tutti ed è questa la caratteristica fondamentale degli studenti lavoratori. L'ambizione, la voglia di fare, la voglia di spaccare il mondo e prendersi quello che è loro. Questo è quello che caratterizza gli studenti lavoratori. Solo... E c'è una novità che ti devo assolutamente dire e che devi assolutamente sapere. L'ambizione non basta. Tu puoi essere ambizioso quanto vuoi, puoi andare lì, spaccare il mondo, dare il meglio di te, ma non basta, non basta assolutamente. L'ambizione deve essere affiancata da un'altra cosa, le abilità. Sono le ambizioni più l'abilità che fa uno studente lavoratore con i controcoglioni, che si dà tutte le materie che vuole, che riesce ad ottenere i risultati che ha sempre desiderato avere all'università. Questo è quello, questa è la lezione che devi avere in mente. Ambizione più abilità uguale uno studente lavoratore con i controcoglioni. Questo è quello che devi fare. Se tu ad oggi non riesci ad avere i risultati che hai sempre desiderato avere all'università, però sei uno che vuole spaccare il mondo e che effettivamente si sacrifica un sacco per poterlo fare, ti mancano le abilità. Ti mancano le stesse abilità che anche a me mancavano quando studiavo e lavoravo contemporaneamente. Non pensare che mi sono cadute dal cielo, ma mi sono dovuto anch'io rompere il culo, ho dovuto lavorare su me stesso per poterle acquisire. Ad oggi però ho creato un sistema che si chiama Lavorarsi Lavorando, che permette a tutti gli studenti lavoratori, a prescindere dalla loro situazione, di raggiungere i risultati che hanno sempre desiderato avere. Qui sotto trovi il link, se vuoi puoi approfondire. Ma a prescindere da questo sappi che se sei uno studente lavoratore ambizioso, l'ambizione purtroppo non ti basta, anche se è la caratteristica che accomuna tutti gli studenti lavoratori italiani. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao e alla prossima!